Abbiamo convertito questa DeLorean in occasione del 25esimo anniversario del film di Ritorno al Futuro. Era un'auto a benzina, un motore 1000 della tipo Lancia Tema V6. Abbiamo in collaborazione con Eve sostituito motore serbatoio e sostituito con un motore elettrico, un pacco batteria al litio e un inverter. Quindi la macchina è diventata completamente elettrica, non è ibrida. E usa una nuova tecnologia in cui il motore non ha parti di contatto, quindi non usa spazzole, non surriscalda, e ci ha permesso di viaggiare da Milano a Roma, come abbiamo dimostrato la settimana scorsa. Questa macchina, settata così per il viaggio, abbiamo avuto un'autonomia di 150 km, una velocità di crociera di 90. Sappiamo teoricamente che può raggiungere anche 200 all'ora, però per un breve tratto. La Samsung ci ha messo a disposizione due pad della Galaxy, in cui un giornalista, Marco Bondone, twittava a bordo dell'auto durante tutto il viaggio. Abbiamo visto aumentare gli accessi in rete e molto interesse sia dagli appassionati del film, dell'auto, che tutte le persone che vogliono viaggiare senza inquinare. Sì, ci sarà un futuro, speriamo a breve termine, dell'utilizzo di queste vetture, soprattutto nei centri abitati in cui lo smog è a livelli altissimi. Questa macchina mi è piaciuta parecchio perché unisce la tradizione della vecchia DeLorean usata nel film e l'innovazione verso un futuro dove non ci sia più smog e futuro pulito dove ci siano auto elettriche. Il 25esimo anno dal primo film sono andato al cinema dove è stato riproposto in versione digitale e l'emozione è stata forte in quanto quando era uscito nel 1985 io non avevo potuto vederlo perché avevo solo 2 anni e l'effetto è stato ancora più bello che guardarlo in TV. Questa iniziativa è iniziata da Roberto Vezzi, il proprietario della AVE Electronic, che ci ha messo in collaborazione con un altro ragazzo, Andrea Lombardi, che ha costruito il motore e io che ho fatto l'allestimento di questa vettura. Su quest'auto abbiamo usato un motore asincrono trifase, per cui è un motore che non usa le spazzole ma solo il campo magnetico e quindi non ha parti di usura. Il film ci ha fatto sognare da ragazzi in quanto tutti abbiamo desiderato di poter viaggiare nel tempo con una DeLorean, magari assieme a Doc e Marco. In effetti il film di Ritorno al Futuro è stato un film molto bello perché sono riusciti a farlo con tecnologie molto inferiori a quelle di adesso, quindi c'è stato il massimo dell'ingegno dei produttori per realizzare una macchina che meravigliava quando si guardava il film